Buonasera a tutti. Si ringrazio voi essere noi. Padeu, presentai questa manifestazione del suo sindaco. Prego. Nel 1953. Buonasera a tutti e ringrazio vostra partecipazione a questo incontro. Questa proposta di questo convegno, devo ringraziare in primo luogo a suo dottore Marcello Drucas e a suo dottore Dante Orlianas, che mi hanno proposto in suo comune di Uda in pari con l'assessore alla sua cultura. E ho immediatamente accettato di riscoprire questa figura storica di arti e di cultura udesa, figura che non era stetta. È stato un grande pregio a riportare in auge questa figura del zio Adamo Billai. Quindi ho accettato subito questa proposta di questo dottore esperto in queste arti musicali che rappresenta il suo simbolo della Sardegna, questo della Unedas. Deo arragodo zio Adamo in sa gioventù mia, arragodo ben in su 55, quando sa televisione italiana e attentato sul lancio in tutta Italia. Fiente Benius, Uda, lo vai, con due burma preo de videate de televisione. E non su picciocchetto, a queste dati, hemos assistito a questo concerto di zio Adamo Billai in piazza Garibaldi. Fia tutto preo de Vipius, commenta a me, assista a quest'uomo che rappresentava le tradizioni antiche di questo strumento e soprattutto l'arte musicale a Uda in questo periodo. Quindi, deo auguro che queste figure storiche di Uda, assieme a altre che teniamo, che siano riportate in luce. E questo è l'impegno che ha portato via a Savini del suo mandato che tengo. Oggi ringrazio in particolar modo gli ospiti che abbiamo numerosi, e parentesi in primo luogo di zio Adamo Billai. Deo muy dongo s'augurio a proseguire questa serata a suo dottore Marcello e altro musicista che vunti presente, così vai un riepilogo storico di questa figura. Auguri a tutti. Muy basato su vuedo a Dante Orlianas, che è suo presidente di Scandola, e si presenta da suo, insomma. Grazie. Che ci arrende subito presente, perché no? Pazienza. E questa manifestazione nasce di poi taga mosa tutto mandato preo giocando a ping pong, grazie a Saguro, grazie a Saguro, tieni pazienza, ma tocca a dove vai, voi io sono parato di aici, tutto questa gida ripetendo, a chi ne deve dorrai grazie, eccetera. E comunque, Marcello e veniamo a Gattai, ma chi stiamo di questa storia di sia Adamo, sicuramente che come associazioni di un fatto altra orta pure un altro suono d'orizzo quando va salvo zio Beniamino Varmasa poi zio Pasqualino del Rio di un giuburranca 20 anni fa ed eccetera e quindi vabbè provavo a vedere chi era necessario a fare un regolo di Ciana Mobillai chi era necessario a gattare anche una cosa insomma e poi questo io uso sprazzinato un baghetto di spicciocchetto su chi si è aggiudato chi si intende in muovere un baghetto e anticipavo fotografie, anticipavo sons, anticipavo misurare lo strumento su, e poi teniamo altri aggiunti su dei gente che deve questionare sempre in argomento della musica sempre in argomento della ricerca su questa musica. Deo sono il presidente dell'associazione Scandola, quindi mi tocca da asinai che questa cosa si va pure grazie al suo contributo economico di Uda, come andavo prima sul sindaco, non si punti dremio, giocando di un no, se serve di nai è tanti vostro subito e sono contento su questa sa crisi c'è cioè, in donna Ida, manca Uda sia manna, però crisi c'è in dadi e agatai di nai per attività culturali è sempre più difficile. Comunque, saggiudo voi esti da parte dell'assessorato della cultura della regione che siamo da un fondo ogni anno voi vai queste attività cioè voi vai ricerca e poi voi vai a campo questa ricerca cioè voi da fare conosci a i commenti si offendo voi in pruso voi di news come ti bieso azzurra di attrezzature eccetera e funti sa televisione che di Nanta EIA TV che adesso in internet è già da anche una cosa che dove ci cai. Quindi tutto su chi veo soi, tutto su chi narra soi,
vedi filmato, vedi registrato, avarra commenti il documento a suo comune, in maniera che dengia, dato che questa è la biblioteca, che dengia il documento che quando fra 50 anni, fra 100 anni, su i piedi di Uga, o di Scirita, fu questo, ci adamo billai, dengia tu arregoda, su manco di su chiese usa, rinnesci usa concordai oi. E quindi grazie ai amigos dei ATV, chi ante a riprendi dotto e poi santa poni in internet, in sa televisione solo, e in pruso si onta sa coppia possa idda, possa comod di uda, e sperioso voi familiari puro, in maniera che dengia tu arregodo i familiari puro. E questo è tutto su che si deve unai. Un piccolo accenno lo deve fare una cosa che si ha unai, cioè in genere Deus è il responsabile dei scandali e quindi esegue tutte le cose. In questo caso Marcello mi ha precontato voglia fare questa cosa con Adamo Billardo e ha detto no, Marcello fai due. Deo ti faccio devi ciò che de grobi, ti faccio scommissioni. Quindi Marcello è il direttore di orchestra, costumeria, e ha concordato tutto questo, ed è probabilmente se andava a sprazzinare i cartolini, se andava a fare ricerca, se andava a fare commissioni e tutto, ma questo è stesso che ha manovrato tutta questa cosa. E si deve una cosa curiosa che io se usarendisco, usagatai, usun di Adamo Billai, s'unica launella e s'unico usurito di Adamo Billai, ed è usagatau in Cavuderra, e c'è presente in noi Raffaele Lobina, voi vedete a si contare anche una cosa, a Pusti, si quando tocca la suonare su suo muro, e si deve contare, mi permettete un minuto, che Raffaele ha detto talmente rispetto per la promessa che ha fatto a Siadamo in su 1958, che questo suono da attento, strinto, poi 56 anni. È partito in Belgio e si è andato in corte a Vatto in Belgio puro, insomma, non da mollare mai. Quando si è andato a cercare questo zoo, Giampaolo su Vilma, ma babbe tre vesso, no, non ti do l'assa, no, boh, vi uso e commenta adesso questo Raffaele Lovina. Invece, secondo se quando lo conosci, questo aspetto del Raffaele che su zoo non vesti del domo suo, poi mi mettete una cosa, una rivelazione, me la manna. Raffaele Lobina si è comportato con menti vanti, grande museo su chi alloga tante cose, chi te pintessa allogata, cioè. Po di moria chi non si perda da de homo non vestiti, castiada eccetera, e costumeria su strumento esti noi, potaga Raffaele e veniu a sidubettiri. Commenta a cabba su manifestazioni, su zon torna da partiri a Capoderra. E questa è una cosa meravigliosa. Chi me da sardusu, orientastetio su di aiciu, quiscosa, zaghi de piantallogai, o sa sardigna vu diversa. Io lo stropedai questa cosa. Allora, la legge naudante sul ringraziamento alle amministrazioni comunali, alla regione Sardegna, che hanno permesso la realizzazione materiale di questo evento. Poi devo ringraziare Dante in prima persona, come si appoggia un totu. Devo dire questa idea si dona brevemente, questa che vive un ceraggio su noi, però si affeziona a me da a Sabide Uda. E quando mi sono interessato della UNED, sapevo scrubetto che ci viene da questo sonatore, non ti volevo mai da manco di promuovi. In lui, mentre ha un suo coro praticamente, è come ti chiedessi non un mio, a parte che viene amico su puro, e sicché per me è una realizzazione di un sogno. Ringrazio l'associazione Sono De Ganna per questa partecipazione attiva. Sul fotografo Piero Farci poi si acconciava la fotografia che usa Cattau di Adamo, ma era importante sì, da stenere questa presentazione. Ringrazio Luciano Montigi, me da pure, poi si arrangia su strumento che dai neri Raffaele. Su strumento uno via da posto bene, un po' ricrei, di su 58. E ringrazio Graziano pure, per messo appoggiato in questa proposta, Graziano Montigi. Dunque, e voi fate un questionario in apodisi. In apodisi, questi stetti, ma era importante questa cosa. Voi praticamente Deus, la biografia di Adamo da costruire grazie a Isusu. E venei a noi, Antoni, Efisio e Sravadori. Un applauso. Ponesi in fila. Fate un questionario prima a Sravadori. Dunque, Salvatore, è su Nicunna Bodi,
che ha sicchissa tradizioni, sono della Unedasa, da sa costruisciti, e fa di appatti con su babbo di un gruppo che ha badato in tutta sa Sardegna, poi dopo si nau che viene sfilo su di Adamo, cioè su babbo, figlio di Adamo. Nara, Stravadori, su nonno, ti pensare di questa tradizione si chiama in famiglia, davanti tua? Ma io, beh, dopo quando tu vago, in questo senso, non lo frequentiamo spesso, però quando andiamo a 12 anni con Billai, mi si siano avanti e mi viene a potere i sonno. E il suo gusto di vedere un tasinante. A un gusto di essere un picciocchetto, e noi anche la cancia a me da questa scossa. Non metti questo analista. E poi, dopo del gusto, a 16 anni sono andato a fare la scuola di Leonedas con Pasqualino Rio. E di aver fatto una sonnata verso 11 anni, mi sembra che adesso. De gusto io non davo più bruso, avevo più un'esagerazione, è stato contentissimo per le tasinate. Una gusto è più che come ti narramo io. Ok, invece sì, Effisio, su primo una volta che ha intervistato, potrà capire di Aranti dei Struccasa, Deus Struccasa, e subivi ancora Aranti del Domo dei Struccasa. E nonna mia now, nonna Maria, mia now, che vivi di questo effisio in zona nostra. E sono andato a intervistare, e partì di Aici questa cosa. Mi ci è arrivato a affezionare proprio effisio, si inizio. E dovevamo domandare, effisio, quando Masi nauga via da uno gravaggio, no? Mi sta nau che io provavo il bravo e puro. Come ti è questa storia? Ma è una curiosità, non c'entra con Leonel. Vabbè, questa storia, questa curiosità è di essere cambiato. De Gravas a Brevesi, qualcuno forse si dirà, no, oh, che ci adamo, no, perché si Brevesi che fonte un ducci l'Eddas e quindi, bah, sommi, da sa provata, da comprare, provare, da sa tenta su vaghe tempo, su, da sa tornata sa vende subito, a nao, da tinao sa gente, no, e ci adamo, ehi, Brevesi. Ma che hanno detto in seguro se vorca andavo con questo spugliacciolo che abbiamo fatto, no, tutto pulizia dentro con questa stravicella. Più facile, questa è la frase sua. Questa frase, Deo, De Adamo, De Anetto Deddo, su, racconto, su, di scivo paricchisi. E c'è di scivo, mi da raccontare, sono fatte. Tu, ne resendi uno? Forse sì, dottor, sono, no, non è andata a contare c'è di qualcuno là. Dunque, una dei prime che scio è dessa barracchetta sua andata a fuoco. A fuoco? A fuoco. Piegata a fuoco, come intenderavano subito. Insomma, non ci via, fenta, dottor, su, ci commettessi cavata vita in questo tempo, su, a pego, in bicicletta o a quadro. In Sarasa, naturalmente, San Rossi, San Mercedes, non ci via. Quando rientra, sa baracca fu per tenendi e comincia da dove entra sfillo su, sa buonanima babbo, sa buonanima di zio Gigino, non mi ricordo dove è stato il curso, zio Peppino, comunque in Sarasa in questo tempo ancora su mestieri di Isso, a Badai, a pace questa scravicella, se può sopravvivere, può. Mandagli innanzi. Deve frequentare pure questa zona del Monte Arcoso, dove diventa mera. Su Medau di Adamo, fiera, un Medau connotto, poi sagenti, andendo musato pago pago, sagenti che hanno andato in questo ventatempo su, che andando all'innaio, cioè a fare il vaccino su Bobendi, in Sara fece un sostentamento, poi famiglia. E sa buonanima di nonno, non ho lesinato a nessuno su. Ma da sellati o cusso che producente in metallo. E per gli uomini stimavo e mo più bene della gente. Comunque, vado a Rai, a questa barracchetta, perché ne fu? Commenta più che fu tenendo, insomma, tenta da usincioli, scuda intro. Ma ormai, perché ne fu? Da ciappa, da sabone, mio babbo, con i figli, si sa tutti i figli. Dai, vai, sta se fadendo, babbo, ma la vai, questa barracchetta mia, no. Prena che il show e prangia, insomma, mi comprendi? Faccio con metodo di mia, sa scuppetta, cartuccia, sono da canna, sono tutto cosa a isso cara, comprendi? Dov'è il suo valore per un manno che isso tenia? Dov'è il suo valore per un manno? E me cassatore puro?
De intanto, ci intendia, boh, tutto se penso, comunque, sa barracchetta, è andata a ICI. In tempo su de uagida, fatti sfiglio su, fatti s'altra gente che dove andare, Dante donava mai aggiunto, Dante tornava a pesare sa barracchetta. E somme tornava contenta. Talmente tu vienta bene, insomma, veramente. Potrà avere comunque un bravo uomo, insomma. Bella è quando sa buon'anima del suo vicario, del Don Raimondo Frisia, gli andava, ma si Adamo, ma non tenga il regolo, de quando è senza di si confessare. Questo fu tutto inedito, non mi danno una biografia. Ah no, ma ne di mio pago. Lei che mi voglio confessare, ma ascolti, ma io cadè si andavo, non uscire andavo, Dio ci sei sempre andavo, donna santo, da compagno sonendo con sono gente, cosa mia andavo, sono sempre presenti. No, si andavo, ma non è una cosa giusta, no. Dio e mi voglio, da quanto tempo sei che non si confessa? Ragazzi, non tengo il regolo, da quando mi sei vogliato. Un applauso a Efisimo, se si donavo inedito su. Antonio, si accosta il pago pago, cazzo capo. Poi c'è zio Antonio. Antonio si andava a disegare questa conca su Marco 3 o 4 8, se andò musua. Poi aveva una memoria incredibile, si raccorda un'altra cosa del suo nonno, praticamente la biografia è costruita su un 90% di questo che mi ha raccontato Antonio. Allora, Antonio, tu praticamente si accompagnava me da 8 a nonno un giro, no? Devo ma vuole che si contasse questo conto di quando diventa Zirriao e Moristenisi in questa famiglia. Com'è te su conto? Allora, su conto è che gli hanno mandato commissioni che dove ianta in questa famiglia di Amadorisi, di Sondaganda. E in questo periodo abbiamo comprato la prima lambretta e però no, no, che ci dicevo? E strada facendo gli annauguro il famoso arribauso fino a però non davano riuscivo anche allora, cammina a pelo che c'è di una mia. Allora camminando a pelo mi hanno indicato sa strada e famoso arribauso ci vedo un bell'arco di bottavi e dove è ben tu pure un suo motociclette hanno magastiano vago e hanno essa verità hanno magastiano vago hanno di un matta firma se non mi posso guardare su che per un conta non fia mai zessi un motocicletta comprendi? Mentre siamo motocicletta comunque arrivai a Moristenisi e subito sono arrivato a Cillau hanno toccato e te avevamo spettendo che capessi ti chiacchierai oppure che si facessi mancava una vede che dobbiamo tornare andare santi convidato e papà, compagnia bella. E torniamo avanti, Luca, stiamo o non, ma... E non mi rispondia da sì, da chi siamo in quel dominio. A un certo punto, oh non, raga, si fa il trago, non si ne andava. No, hanno, oh, vicciocco, su me era sa donna. Hanno, tu, hanno, chi, quando li sandai, hanno, vai, hanno. Si adamo, noi, hanno, ci è connotto e ci sta bene, hanno, che ci sei stati altra volta, sa. E tu vi stai spantato di questa cosa? Certo, ma come ti amavarrai? Ma che non mi può votare, come ti fa se mi andai senza di isso? E in domma però mi tamminanta. E sa, mi toccavano, vai, Antonio, toccano, vai. No. Questo suono. E questo per la mamma, no. Vai tranquillo, no, che in noi hanno Gesù con notte e ci stavo bene. E ci ha fatto, ce l'ho. Tanto ci ha fatto, Goni? Una cedicella. Ma chi ci pensa un no, sanno... E poi diventa Don Razzeria e a dipicare il suo nonno. Ah no? Diventa portato il suo sottotto a carretta. Questa cosa mi avvarrà impressa, porta però a me come ti vecchi caugustomi, cioè doglianta proprio bene. Prima si usata, parrai, mi tanti nau meda persona, si usata, parrai in domo de gente, però questa cosa mi avvarrà proprio po' Adamo, porta non scemo Deo all'inizio, quando io ho fatto questa ricerca, accanto potrei essere famoso e ciccao. Ok, invece sì, un'altra curiosità, del suo rapporto che attento con F. Melisi,
Si può dire tutti si conoscevano bene. Poi raccontai brevemente, meli, 18 anni di differenza, però cussotta che si viene a posto a Sonauso, a suonare in pari a Santa Lega. Allora, se viene incontrato, su, ognuno può stare su straccaccio su. Oh, allora, guarda, uefisi. Non so benissimo, ma sei invitato, sei... Si... No, non so benissimo ici. Stughini, FML, sì. So benissimo ici. Va bene. Si funtisezzo su sa baracca. Fai su, fai satana, tocca che vado su una zona d'edda. Sa baracca vede sboida, questa che diventa... i 10 mesi antessi di Ammengiano e non ci viene nessuno su un baracca. Anti bocca un sons, tanti commensali. E hanno tocca la. No, hanno tocca tu. No, andiamo dai, com'è? E commensa tu. No, hanno già riuscito, hanno cadeo, siamo pressosi, quindi hanno andiamo, vai tu, innanti, si cadevano, tanti no. Chi anda innanti se non ci si. E antisonau. Commetti pianta solenne a ribassa gente, se prena sa baracca non ci capisce più nessuno, se prena intro e in fora pure. sì, ok, e Fisio ne ha un'altra cosa te da? Fai memoria. Ma sa storia sa confessione? Non è accabata. Ma non viene accabata? No. Oh, scusami, no. Merda. Questa è la gaffa mia. Allora, ma quanto tempo sei? Ci eravamo, no? Chi non si confessa? Da quando mi sei vogliato? No, se mamma, tocchi che da vedere la sua confessione. Chi non era lei ci fosse, tocchi che da vedere. Si può, nome del suo babbo, una faccia si sa gruce, si eravamo, no? Il nome del suo babbo, suo figlio, Spirito Santo, il nome di Gesù. Ma mio padre, no? Neri su vicario, spieghimi una cosa. Ah no, e te questo? Ah no, è una rende mica, caduto, ah no, torna a un solo Dio. Ah no, se ti spiego Dio, ti adamo, si commenti, Dio esti unico, ah no, e però ha mandato il suo figlio in suo mondo, deve redimi sa gente. Ah, no, e quindi però torna sempre però a un solo Deus, una punta di tre persone uguali e distinte. Ah no, su vicario può comprendere. Ah no, in casa come attaccando non sono arauso, ma già i fraici arrese no. Tutto torna. grazie Navodisi. Cosa facile ti ha domandato, sa Trinidadi? Via da dunque ho fatto questa ricerca dei documenti puro impari a Sonus da Ganna e Adamo figlio d'orfano e figlio unico su babbo Ziria de Fisio sa mamma Maria Borco e isso praticamente siccome sa mamma se tornare a Cogliai isso è andato a vivi in Monte Arcosu con Giacomo Pizzanti. Isso tu zerrea non un Giacomo, prima si usa questo appellativo po' su Bardino. Nosu teneus noi, chi dopo dei pigai, su straccascio che dà la regalau Giacomo Pizzanti. Questo è uno straccascio che dà la regalau po' su Betiari.
E c'è scritto questa data in pizzo sul 1974, quando Dante Bettiau. 1800, scusate, certo. No, croccato. praticamente questa è stata una cosa che ha segnato la vita di Adamo. E commenti che su Pardino si donava del buon auspicio sulla può partire questa carriera dei sonatori. Isso praticamente, come ti andavo prima, Pascia Gravas, è arrivato a tenere su numero di Dallus per un anno di questa zona, 2000. Se cogliavo con Teresica Spada, che ha di connotto in Paui, che andava via sonatas, e antidenti un sette villus. Isso era iniziato praticamente di autodidatta, come ti raccontavo Antoni, isso non era sempre. Ha cominciato con una canna e si arriva, vediamo brucqua esempi in sacco, e a bella velo, vediamo stampo, e come da tutto si imparava su viatto. Però a sinizio isso non scie nuda dei commenti componi in noda, isso giocata e basta. E sicché praticamente Giacomo Pizzanti, esatto, pure Dante spinto andai a fare lezioni. Isso, quando andai a fare lezioni, a Bendio, is prima due annadas, de gravas che du spettanta, poi prima isso pascia da regalanta ad ogni anno un'annata nuova e si costruiva su greggi cosa sua. Isso ad Ibendio, is prima scravas, praticamente ha fatto un mutuo, può andare a si pagare sa scolla a che gusto Emanuele Marceddu. Secondo certo una ipotesi, Sarragora ha vinto la chiave di frequentare Giovanni Cucapra, sacando bivia del decimo anno. A bivio circa una decina, quindicina anni su Nea Semmi, forse su una quarantina, forse su una quarantina, però sa cosa che è sicura è che il suo 50 anni attenti, si accordiu, poi ballo domenicalisi con i spicciocos che è andata a cercare Pivella, praticamente su domenico con i ballo sardoso. A Savini poi ha deciso di si tornare a trasferire in Uda. Isso in Assemi ha dovuto sa macelleria pure, poi quando si è trasferito in Uda ha fatto sa domo in sa zona della pompa Beccia. Questo è un aneddoto a scritto a Santa Lucia una borta ante accabato sa processione ante intendio sonendi una launedda in su palco a tirare là c'è zia Adamo pronto arriva e non fia zia Adamo e si punti in megal non è zia Adamo sa gente viene edda buon argomenti dolliante e questo spiega da voi avrà 40 anni su contratto di accordio questo punto sfilo di Adamo posto su in ordini questa data di nascita e su cicao su certificato di nascita di morte, insomma io ho fatto questa ricerca completa e questa ricerca poi alla Sighiri e ma poi lì hai un uvuedo un pruso po' agnese sa la pruso pitica poi ta, è motta motta pitichetta circa 12 anni su Adamo ha scritto che è da adorare poi ta isso una bella meta meta e isso vede innamorato di sa villa. E poi su unica femmina, poi crega, è morta, insomma, deve parlare un suo corpo. Commenta caratteri, questa è una cosa che a me interessa. Commenta caratteri è descritto, commenti un uomo barzelletteri, mera affabili, mera drucci con sa gente. Però, quando ci viene sul momento di si far rispettare, il pitichero di Aici mazzaccata. Una volta, musina una cosa breve, ci vede un conte di Assemi, chiede a molestare un villo, Giannicco, isso non dia su un portale di Adonai passate corpus che si era raccolato tutta la vita con su conti posinai, pitico di Aici è alto 1,40 m il figlio su diventa famoso su come ballerino su anziché tu su zerriai i billai che vincianta sempre in me gara tu su zerrianta i satammo su questa che tu su conoscianta possa vamma de su babbo no? Comunque, questa è una fotografia, questo è Adamo, non c'è chi si biada, questo è Adamo, in mezzo a Savola, il ballo a code. Questo, a Pugastiao, beh, in grandimento, pare il suo proprio straccascio che c'è in noi. Poi, isso in prima istanza ad utilizzare, poi dopo dalla logout, ci tenia particolarmente. Questo è l'episodio che ha accennato sul sindaco. Sarai... Io ho fatto probabilmente, e ho cercato di fare una ricerca e da Zeus si che a fare, Sarrai praticamente e Begna
in Uda, sempre in motta, quando vado a intervistare Adamo Bellai, intendendo dei costumi, io venni a Sarrai, de piadessi Sarrai nazionale, volte difficili che avessi Sarrai regionali negli anni 50, e teniente uno schermo, un forasa, io su sonata, entra su Burman, e sa gente tutto a calcata, castiendi, fia ricercato, su si vanta di essi ciccao, di essi andavo a suonare Vinzas in provincia del Sassari, a Mara e Padria, e Vinzas a Sindia. Il suo strumento preferito diventa su violassio e su punti organo. Su punti organo, in parentesi, Sarragoranta, che io utilizzerà sempre in gara, e ha vinto Medotasa. Praticamente io ha suonato Vinzas a Sedate da 90 anni, su, fino a quando non è successo che a Santa Maria, sa vesta brumana che teneva su noi in Bida, Dante Vurau e Sonosu, su Straccascio, con tutto Sonosu. Isso praticamente è molto del suo dispregio, se porta questo dispregio in questa tomba. Poi ricrei, tenia tutto il suo strumento, e a questa età di via difficile che si dovresti da fare guru. È stato il fatto che lui teneva su scelta questa mediana, che dopo lo intendi. Grazie, posso attenzione, e lui vado su questionai. Deo lo vai questionare un ubago a Raffaele Lobina, che è Sammigu, chi deni di Suso, non di Raffaele. Ah, ecco. Un applauso a Raffaele, che è praticamente un eroe. Poi ti commentano a Dante, sta da logao, sono i strumenti disponibili. Venga da Michele Deiana Vuru. Michele, fai si intendi questo strumento. Raffaele si sezza. Allora, Raffaele, se io le naiga qualcosa cosa di Adamo. Allora, in questo periodo tenemmo 18 anni su, e mi serviva un sarto per imparare, e ho fatto sempre su sarto, all'infuori di altre cose, che se stavo a sestito pure. E a poter ballare con i figli bellai, ma che io sono traballessi mai, volta che fai giovanetto andare a cercare cosa che va a interessare, però insomma c'è da ragattare. E ci adammo, cioè per una famiglia che Deo ci tenemmo, volta che venta del massimo rispetto e mi rispettanta per l'educazione che babbo mi donara. Una di da me mi capita di entrare in questa domicella a 11 guerra zia Adamo. Mi ha donato uno straullo, andavo messo fuori dai nonni, ho tolto questi brusso. Andavo, ma cosa ci chiede in meno? Andavo nulla. Dopo una pari che dissi, zia Adamo veniva da un difemmo cosente e mi donara uno gioco della Uneddas. Anau tenendo cura, non da Sadonga sta mai a nessuno su e mai da Sallissisi. Io ho fatto su chi ha potuto, che sta potendo sempre allogare, con saggiore di mamma, ma paragiurava da Sastenne sempre a una vatti, mi seo cogliao, se ho partito in Belgio, il Launetta funtivatia con me. Quenta sempre ha fatto cosa mia, voita, mi dispiacera a città sa spedri, voita, e mi donavo su voi da quest'omini, ma che a me sono sulla unedda, se mi pragiata, come mi pragia a me la salvisa armonica, pure. Contare a Sabonani e Babbo, poi venne a Capoterra una volta, pronta di volta, sapere, posso avvertire a Santa Bravara, che da 43 mese di giugno sposto a 20 coste. Io cominciavo a suonare in del facciore i sesi, i setti, tu scegliesi a tora definia, ai cinque chizzi, si arammo sempre sonendi. E in domi e fisio, mi ci sono cattato bene, e ho il mio dipregio di essere rincontrato su un'antarotta.
e dopo del 58 ai moi ante 56 57 anni insomma devo m'arregoro 18 anni su 17 cadde... no non punti due giovia siamo che mera di gruso basta la 52 se adesso dobbiamo pulticare con 56 e ti rendi conto quanto giovia su conto si fa di 10 non è stata senata. Beh, devo questa launedda, soi sono contento che da sapo votare, sa? Porta santenti, sonenti, gente che ha cannotto a Cefiso Bilai, ma gente che non ha cannotto pure, e sicuramente si indibraci che ti dovrai a intendere questa launedda, sa? Appena che antesonava questa launedda, sa? Andata a cuccia e torna a patire in pari con me. Grazie. Raffaele, ti ringraziamo. Su mera, mui, se io saprai noi, da sfadeo suonai a fianco a tui. Hai no. Città sa sorveglia, sa debrusa accanto. Commento oisi, come ti preferisci? Eh? Ah, Raffaele. Niente, non può comprendere. Dunque, sa Michele. Michele, questo strumento non è stato più facile ad usare mai, ci ha ripensato Luciano Montigi di arrangiare qualche cosa, sicché non suona da commenti a su 58, non 1958, però una rasica qualche cosa dei commenti vunti, itta concerto questi. Una mediana pipì non si ben molle, mediana, c'è su stampo questa mediana, una mediana si ben molle. Scavizzina sa de mancosa, de mancosa edda, vunti densandoso. Cos'è su bacio si da fatta Luciano Montigi, quindi devo fare un tecnico con un accordo, giusto? Intendi su. Se si noi puoi su. Ora si inizia. Faccio un tendi. Subito, via. Dopo, tu consegniamo su un'altra porta a Raffaelli, de presigire a tu costutivo, buonoso, tu custodiri. Dopo, se do li birri, carincuno, sparentesi, se tu vai di birri, andrà bene, Raffaelli. Ok, poi si che uso gli argomenti, su. Grazie Raffaele, alla prossima. Dunque, musica io su con Gianluca.
Piras. Bene, Gianluca. Dunque, praticamente Gianluca è arrivato in misurazione con questa scheda in base al suo schema Benson. La rasica è una cosa esteti difficili sicuramente poi in condizione del suo strumento, però si può in un pochetto illustrare come si misura e le caratteristiche, Gianluca. Buonasera a tutti, sono Gianluca Virasa, tengo 23 anni, sono del quarto Sant'Eleni. Prima di tutto le ringrazio a Raffaele Lobina per essere permesso di misurare questo strumento. Infatti con tanti sono andato a Domus del Raffaele e sono terzo che sono piantato a Regione Andy a pubblica misura. Teniamo un calibro e un metro, pubblica misura del suo strumento. Come ti vorrebbe dire in suo schermo, è adattato sul schema che Benson ci ha rilassato e ha rilassato con il sonus antico del Beniamino, del Beniamino, del Pasquale Nerrio. E come ti potrebbe dire, ci punti tutto in misura, sa, ancia, bocchino, diametro interno, diametro esterno, presi col calibro di ogni strumento, sia de mancosa, tumbo e mancosedda. Poi cosa possiamo dire? Sì, infatti grazie a queste misure che abbiamo preso, cioè, chi vuole, chi ne vuole vorrei tornare a realizzare questo strumento. Grazie. Grazie Gianluca. Questa storia della misurazione è un dono importante che c'è stessa opera di Benson, poi come ti narrava Gianluca, si vuole ritornare a costruire il suo strumento del suo maestro, di qualsiasi maestro. Ok, poi vado a intervenire a Umberto Cao. Umberto? Umberto non c'è. Seriosa. Umberto Cao, presente. Ok. Dunque, si presenta Umberto, che è un giovane antropologo, già di mera tempus che si occupa dell'opera de Benson, si questiona da un fatto curioso, poi tra i sud di Pieda Vais, indagini, della presenza del zio Adamo Billai in me in ricerca de Benson. La rasi tutto. Beh, buonasera a tutti, si sempre precede da un pochetto di gente a sacarli un po' di contare un pochetto questo sconto su chi purtroppo non tenne mai l'opportunità di se contare in giro e soprattutto a livello istituzionale in mese università e in mese scuola se non si indichistiona mai. Su conto estica, come ti spiegavo i schianti che stiamo prima di me, c'è stato debatti di questa associazione Scandola, debatti su Comu, debatti dei sfamiliari, ci vuole un pochetto questo interesse di contare questa storia, ma ci vuole pure una premessa scientifica su quei gusti. Poi in questo materiale che noi teniamo, di questo antropologo, a Super su Galli Sappanaga Cuvuedu, ci quanto a serie fotografia, c'è un importante materiale fotografico. Quindi, castiando un pochetto questa fotografia, io ho scattato un sonatore che pariva da zio Adamo Billai. Quindi, nareoso che a supera di questa fotografia, se ho cominciato a fare un pochetto di teoria, cioè, non so pensare che questo antropologo vuole diventare in contatto con zio Adamo Buru. Quando poi ho cominciato a strutturare questo evento, questa de oi, se ho diventato in contatto con diverse persone che hanno conosciuto zio Adamo, non scetti parentesi. Uotta, questo succede uscita passata praticamente, quando ormai fu tutto il locandino si quanta pronta, se evento vuoi di pronto può essere fatto. Dante sta andando a questionare con due nepoti, che quando ha visto questa fotografia, ah no, ma questo non è nonno, questo è il sudalli dei semini, e a Savini ha reso che tutto sa base, sa legittimazione scientifica, debatti nostra è crollata in un momento, però allo stesso tempo questo gusta questi episodi un po' interessanti. Poi taga Zadu Pagheddu Nareusuga è un esempio di ciò che succede dopo Pagheddu in suo mondo della ricerca, in suo mondo della scienza. Poi che non è un mondo perfetto, ovviamente sicuro si doni ti fai creare come chi tu sia da perfetto. Poi taga Nareusuga me da volta sa si
si fa intervento, si fa pubblicazione, si fa teoria, a base di sì, a su va dei episodi su commenti di gusto. Quindi noi su oi potevamo tranquillamente ben in noi si contare una storia che non esiste. Cioè si poteva contare sul fatto che si era da mobile live, o prendere un contatto con questo antropologo, poi tag ormai il gioco su quanto ha fatto, su dei parti nostra. Però dove penso chiesti in mezzo, e questa fu di sabato che Deus si è persi dei più contai. E devo pagare, ho chiesto in mezzo, però sono interessanti invece, su questa occasione, questo errore in Reus. Poi chi pensava su tutti gli eventi, su conferenze, su pubblicazioni che si fa in a sua di questa cultura sarda soprattutto, potevo immaginare, ma che cantotta se questo succede, però non si narra. Quindi non so se a ascoltare o a creare a storia che non esiste, che fonti fiction, come si narra in inglese, e a sua dei gusto poi si legittima, si costruisce tutta una serie di teorie che poi anda a tenere un impatto a sua della vita quotidiana nostra. Cioè, non è che probabilmente a nessuno di noi è cambiata la vita, che da mobile live o di printout in contatto con Benson o no. Cioè, tutto su gratis in dipesato, su questa vita nostra, non cambia nulla. Però cambia in termini di verità, di verità storica, di onestà intellettuali. Questo è importante, voi che andate a pensare, per esempio, a questa storia della Sardegna pura, questa storia della Sardegna pura, come è contata oggi, come è stata contata negli ultimi 250 anni, questi commenti, questi dotti 2-3.000 anni su di storia, avuti contato su commenti che vesti in tua preparazione, posso chiesti sa di oggi, cioè tutta questa storia della Sardegna si è stata contata con menti funzionali a suo periodo a sud dell'Italia. Quindi questo è importante, voi che non si deve in qualche modo uscire, cioè deve ottenere un controllo a suba di tutto questo processo culturale, processo di produzione di verità e di cultura, e deve essere il nostro stesso esprimoso a fare come ha fatto questa persona che ha chiesto prima di me, Raffaele, con suo strumento su. Quindi questo è questo da fatto con suo strumento che ci Adamo di Adonau e da custodio commenti che vesti questa cosa però è importante sul mondo. E non so di essere più fai, sa proprio cosa, con questa cultura nostra, con questa cultura sala, quindi essi non si tutto, esprimo su che significa cura, e quindi non si accontenta su su chi sa gente si conta, ma o per subito con i suoi nostri su e intendi questo riga nostra, sa, come in testa e come in noesti, e quindi tenne questo spirito critico che è questa garanzia può sapere i dati e soprattutto può una questione pure di giustizia, poi da commenti in arau a super dei gusti su poi creando una società che è fatta poi sfini se si interessa se teatro se noi nostro su. Questo brevemente è un pacchetto su approccio critico che non tocca da essere studiato, a tenere laurea, a fare chissà quali corsi, ma è un pacchetto su approccio critico che sa antropologia impara da e che sa di imparare questo picciocco a su questo calino giusto due fuetto su che sti gusto che bile in fotografia se in noi sti gusto spiega chi è Benson, sì. Buttato su il nome del nostro bomba Benson mi si spiega da chi è questo Andreas Friedon in Vice Benson voodoo picciocco sì, brevemente, un picciocco che isso fu da Ribau in Sardegna nel suo 53 si possa primota, se dai 17 anni su, in viaggio, e isso decide che fu tornato a Mosua, io now ho trovato la ragione della mia esistenza, cioè isso di questo momento io comprendo che isso dei più vivi possa Sardegna. È molto giovanissimo, ha 35 anni su, e io ho dedicato tutta questa vita, tutti questi studi su che ha fatto, commenti antropologo, a sa Sardegna e a sa cultura sadra. Isso esiste il suo unico a dedicare con tali profondità scientifiche e con tali valori puro umano un impegno di questo tipo. E tuttora su studio che ha fatto isso è insuperato, è il suo punto di riferimento prodotto. Quindi isso gli ha applicato questo approccio critico nareoso, questo spirito di osservazione e questo spirito di non accontentare di su chi contanta a tutta questa cultura sadra, in particolare la UNEDAS. E chi oggi tiene questa possibilità di ascoltare ancora i sonatas di gente che sonanta Zio Adamo e Fimevis e Isatro Mannosu, questi impatti o in grossa parte, grazie a isso e tutto, poi quando fu da arrivare isso, è stato di un pacchetto posto in due scrigno questa cultura, si dà tramandata, e in un momento in cui la UNED si avvanta sparessendi,
teniamo su sacrai po dorren commensai e ispicciò cosa che bilesi noi oi sonendi punti sul risultato de gusto regalo che si ha fatto questo picciocco. Quindi chi poi devo pensare uscire di bruso, dopo si può questionare, ci punti il libro su in good day, è sua bella storia che merita di essere connotta. Grazie mille Umberto Cao, mera competente in materia, antropologo commenta Benson a tutto. Voi lo vai questionare un amico mio caro, Andrea Cocco, bene Andrea, questa discussione da vadeoso in italiano, poi da certo sconcetto su giuridico su, si tratta da te, prospettive di tutela giuridica per le espressioni musicali tradizionali, est un pacchetto complicato ad esprimere in sardo, e prefedeoso a questionare in italiano. Andrea Cocco è un giovane avvocato, sonatore della UNEDASA, è pianista, laureato su conservatorio de Casteddu. È un caro amico, ma ha imparato, come te narramo prima, su suido, su fiato, poi la UNEDASA, e per me è una persona importante in questo momento, poeta Maridosto Savucci in Soriga, poi iniziare a sonare, poeta Isso Anau, devo mi iscrivere su corso, dopo Anau, esiste in Tilla UNEDASA e di partita questa passione mia pure. Andrea si questiona da una cosa mega importante, ti ongio sul microfono, attenzione, tutto due, un applauso. Allora, buonasera a tutti, come vi ha già detto Marcello, mi scuso perché non parlerò in sardo come chi mi ha preceduto, ma le ragioni sono fondamentalmente due. Non esiste purtroppo ancora un sardo giuridico, quindi sarebbe una forzatura e io personalmente non sono abituato a parlare in sardo di questioni giuridiche, quindi parlerò in italiano, spero che mi perdoniate per questa cosa. Dunque, per ragionare delle possibilità di tutela giuridica per le espressioni musicali tradizionali, è necessario anzitutto chiarire che cosa si intenda per espressioni musicali tradizionali. È un tema che su cui gli antropologi e etnomusicologi si dibattono da tempo. Possiamo dire che si può parlare di espressioni musicali tradizionali quando abbiamo delle espressioni musicali che si sono tramandate attraverso delle dinamiche di trasmissione tradizionale, dinamiche che possono essere varie, la più diffusa, la più rilevante tra tutte è la trasmissione orale. Ora, possiamo parlare di opera orale e distinguerla dall'opera scritta? Sì, possiamo farlo, però è necessaria una precisazione. Opera orale non è un risultato fisso. Nell'opera scritta abbiamo uno spartito che riproduce tutti gli elementi che fungeranno da guida per l'esecutore. Nell'opera orale invece non abbiamo un risultato fisso, abbiamo un modello base al quale si affiancano tutte le variazioni. Ciò che caratterizza proprio la trasmissione orale, quindi anche l'opera orale, è proprio il fatto che nel momento in cui l'opera viene concepita, nasce già destinata ad essere variata. Ogni esecutore è anche autore e anche elaboratore. Altra caratteristica fondamentale delle forme di trasmissione orale, delle forme delle espressioni culturali tradizionali e quindi anche di quelle musicali, è il fatto che vi sia una stretta correlazione tra diversi mezzi espressivi. Per quanto riguarda la musica della Sardegna, lo sanno bene la maggior parte di voi, vi è una stretta correlazione tra musica e poesia improvvisata, tra musica e pratiche religiose, musica e ballo, soprattutto per quanto riguarda la musica delle Leonidas. E perciò è necessario partire da questo, da questa considerazione, per capire se vi sono delle esigenze di tutela e quali sono queste esigenze di tutela. Ora, io distingo, mi pare opere tra esigenze di tutela che io chiamo in senso stretto e esigenze di promozione, vedremo per quale ragione. Parliamo di esigenze di tutela in senso stretto quando abbiamo delle situazioni di pregiudizio, delle situazioni che vengono percepite dalla comunità portatrice di una determinata espressione culturale come lesive. In inglese si parla di misappropriation, per intendere utilizzazioni improprie, utilizzazioni abusive. Si tratta di fenomeni che possono essere anche considerati giuridicamente illeciti, ma comunque vengono percepiti come lesivi. Vi faccio un breve esempio e poi passiamo a parlare della Sardegna nello specifico.
Abbiamo un esempio molto importante, quello dell'utilizzo del didgeridoo, strumento diffuso tra gli aborigeni australiani, anche se poi il nome didgeridoo in realtà è stato coniato dai colonizzatori occidentali. Vi sono degli strumenti, dei didgeridoo, che sono destinati specificamente a pratiche e rituali. Ecco, ciò che li caratterizza sono le loro caratteristiche costruttive e anche alcune raffigurazioni pittoriche che recano sulla loro superficie esterna. Per gli aborigeni, questi strumenti e anche la musica che viene prodotta con essi non può essere conosciuta all'esterno della comunità. Per la legge australiana Non c'è una violazione di alcuna norma, di diritti d'autore o di altre leggi nel momento in cui questo accade, ma queste pratiche vengono comunque percepite come lesive dalla comunità perché ledono il loro sentimento religioso. Ecco, io mi sono chiesto, per quanto riguarda la Sardegna e per quanto riguarda questo specifico aspetto, esistono esigenze di questo tipo? Possiamo escluderlo per una ragione? Noi abbiamo degli strumenti, delle launeddas, ad esempio, che sono utilizzate in determinate cerimonie religiose. Abbiamo degli strumenti che sono usati prevalentemente nelle chiese, come ad esempio il contrappunto, che non è altro che un punto d'organo con il tumbo all'ottava alta. Ma le ragioni per cui questo tipo di strumenti sono utilizzati, soprattutto nelle pratiche religiose, sono ragioni prevalentemente tecniche. Il tumbo, avendo un suono meno profondo del punto d'organo, è più adatto ad essere utilizzato in situazioni chiuse come può essere l'ambiente di una chiesa. Ora, possiamo dire che quindi non ci sono esigenze di questo tipo per quanto riguarda la musica della Sardegna, ma ci sono altre esigenze? Per rispondere a questa domanda io parto da una ricerca effettuata, qua scrivo nel 2011, in realtà tra il 2009 e il 2010, dall'antropologo Marco Luzzu, che per conto dell'ISRE ha fatto una ricerca sugli archivi SIAE e ha scoperto una cosa interessante, cioè che c'è una tendenza piuttosto diffusa tra molti suonatori della Sardegna a registrare la SIAE a proprio nome determinate suonate tradizionali o comunque dei brani musicali che hanno dei titoli che richiamano i nomi di suonate tradizionali. Sono leciti questi comportamenti? In alcuni casi sì, in altri casi no, dipende dalle ipotesi. La prima ipotesi che vediamo è quella di brani originali il cui titolo richiama semplicemente la tradizione. Ora, in questo caso non c'è nessun comportamento illecito. Perché? Perché il brano in sé è originale. Il fatto che il titolo richiama la tradizione non è sufficiente a rendere il brano la registrazione del brano illecita, perché appunto il brano è originale. Esclusa questa ipotesi, però, possiamo passare a analizzare invece i casi più controversi. Quando un suonatore registra un brano della tradizione vero e proprio, a proprio nome, ecco, in questo caso questo tipo di comportamento non è pienamente illecito, anzi possiamo dire non lo è per niente. Perché? Perché è vero da una parte che non è possibile nella maggior parte dei casi individuare un autore originario delle musiche della tradizione. In molti casi, anche se fosse possibile individuarlo, trattandosi di brani trasmessi oralmente da lungo tempo, comunque i diritti economici di utilizzazione di quel brano sarebbero ormai scaduti, perché si prescrivono in 70 anni dalla morte dell'autore. Ma questo non significa che chiunque possa appropriarsi di una suonata tradizionale e registrarla al proprio nome, perché quella suonata esiste già da prima e chiunque la può utilizzare perché questa suonata è caduta in pubblico dominio. Ciò che però rende queste ipotesi difficilmente sanzionabili è il fatto che nel momento in cui io vado a registrare la SIAE un determinato brano musicale, depositando ad esempio un CD, depositando una partitura, la SIAE fa dei controlli per verificare se esistono registrazioni anteriori di brani identici o molto simili a quello che sto registrando, ma non verifica, ed è anche molto difficile verificarlo, se esistono brani tradizionali, quindi trasmessi oralmente, analoghi, identici a quello che io sto andando a registrare. Quindi se è vero che queste ipotesi sono non lecite, è anche vero che è difficile, in base all'attuale sistema di
tutela del diritto d'autore e anche di registrazione dei brani presso la SIAE, poterle sanzionare. La possibilità di sanzionarle sorge soltanto nel momento in cui dovesse instaurarsi una controversia davanti a un giudice sulla paternità dell'opera, perché ad esempio il suonatore X in piazza va, esegue la suonata per punto d'organo del Campidano, e il suonatore Y, che lì tra il pubblico, dice: no, questa l'ho registrata io alla SIAE, questa è mia. È un'ipotesi piuttosto remota, ma in quel caso, se dovesse instaurarsi una controversia in sede di giudizio, allora il suonatore X che sta eseguendo sul palco quella musica può dire: no, io produco una registrazione precedente alla tua registrazione, che dimostra che questo brano non è tuo. In questo caso è possibile ottenere anche la cancellazione della registrazione, però come vedete sono, diciamo, situazioni abbastanza macchinose, ecco. Altra ipotesi interessante è quella che riguarda più da vicino la musica delle Leoneddas, è quella non tanto del brano originale, tradizionale registrato alla SIAE, ma la variante personale di un determinato suonatore registrata presso la SIAE a proprio nome. Lo può fare il suonatore? Che è quello che succede più di frequente ed è anche il fenomeno che la ricerca di Marco Luzzo ha messo maggiormente in evidenza. Per la nostra legge sul diritto d'autore, nel momento in cui io elaboro un'opera originaria, ne divento autore, o meglio, divento autore dell'elaborazione. Però dobbiamo distinguere due ipotesi. Se l'elaborazione è totalmente nuova, cioè crea un'opera che si può configurare come opera originale, allora io ne divento totalmente autore e posso esercitarne tutti i diritti. Ciò che però avviene soprattutto con riferimento a molti suonatori, non soltanto di Leoneddas, ma in generale di espressioni musicali della tradizione sarda, è invece il fatto di registrare una propria variante di un ballo tradizionale. Ecco, in questo caso, nella maggior parte di questi casi, la variazione non si può ritenere opera in tutto e per tutto originale. Quindi la legge stabilisce in questi casi che l'elaboratore viene considerato autore soltanto nei limiti del proprio contributo. E questo significa anche che l'elaboratore non potrà utilizzare l'opera così come elaborata in pregiudizio dell'opera originaria, in pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originaria. Ora, se è vero che non esiste un autore dell'opera originaria, è anche vero che io non posso attribuirmi, oltre le mie nodas, quelle che ho ideato io, anche tutta la suonata. Anche in questo caso però, come dicevo prima, è difficile poter accertare l'illeciità, sì, cioè quindi il fatto che la registrazione non possa essere effettuata. E anche in questi casi la SIAE non è in grado di effettuare determinate verifiche. Cosa succede? Anche in questo caso l'unica soluzione potrebbe essere quella in una fase successiva davanti a un giudice. Questo rende abbastanza evidente che l'attuale sistema di tutela del diritto d'autore non fornisce risposte adeguate alle esigenze che provengono dalle espressioni musicali tradizionali. A questo punto però possiamo chiederci, non possiamo utilizzare la tutela offerta dal diritto d'autore, ma possiamo utilizzare altri sistemi di tutela, altre forme di tutela? Ci sono delle altre strade percorribili? Ne sono state individuate parecchie, non tutte però sono effettivamente protettive e alcune sono addirittura controproducenti. Vediamo brevemente. La prima ipotesi è quella di individuare per legge, ad esempio, una comunità o un ente pubblico, come può essere la regione, come può essere l'ISRE o un altro ente che si occupa di cultura tradizionale, a cui attribuire la titolarità dei diritti, a cui consentire di esercitare i diritti derivanti dall'utilizzazione delle musiche della tradizione. Come potrà confermarvi meglio Umberto, l'antropologo, per l'antropologia però è molto difficile individuare precisamente una comunità detentrice di una determinata espressione culturale, e di conseguenza è molto difficile anche poter individuare quale sia l'ente pubblico più adatto a rappresentare quella comunità.
Questa, una scelta di questo tipo potrebbe risultare addirittura lesiva, perché poniamo il caso che la comunità non si senta rappresentata da, quella, da quel determinato ente pubblico e quindi percepisca questa scelta legislativa come calata dall'alto. Quindi questa, questo tipo di soluzione, a mio avviso, non è la, la strada più agevole da praticare, anche se in molti stati è stato fatto così. Altra ipotesi è quella dei cosiddetti diritti connessi al diritto d'autore, in particolare i diritti spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori. Ogni esecutore, così come l'autore, ha diritto a rivendicare la paternità della propria esecuzione e ha diritto anche a ottenere i diritti derivanti, i diritti economici derivanti dall'utilizzazione di questa sua esecuzione. Questo tipo di tutela è tranquillamente applicabile anche alle espressioni musicali tradizionali, ma si tratta di una tutela indiretta, perché va a colpire soltanto la singola esecuzione, non va a colpire l'opera in sé, quindi è sicuramente applicabile, ma non, è, non offre chiaramente una tutela completa, una tutela piena. Altra ipotesi che è stata paventata da alcuni studiosi e che è stata poi messa in pratica in alcuni stati è quella dei cosiddetti marchi di autenticità, cioè io appongo su un determinato strumento musicale, ad esempio, il marchio che mi testimonia che quel, quello strumento è stato prodotto da un membro della comunità detentrice di quell'espressione culturale. Ecco, questa soluzione è praticabile, però come abbiamo detto anche in questo caso è difficile poter individuare specificamente la comunità a cui attribuire la titolarità del marchio e in secondo luogo è difficile soprattutto poter individuare l'ente al quale attribuire il potere di concedere l'utilizzo del marchio, quindi si tratta di, di una forma di tutela praticabile, ma anche in questo caso difficilmente protettiva, in alcuni casi paradossalmente potrebbe essere addirittura lesiva. La strada invece che ritengo sia quella più praticabile è quella della legislazione che io dico di promozione, una legislazione che invece di agire in sede di violazione, quindi di reprimere le violazioni, garantisca lo sviluppo delle espressioni culturali all'interno del loro contesto tradizionale, quindi ne garantisca la vitalità, una legislazione che invece di considerare i beni culturali tradizionali come beni in via di estinzione, li consideri come forme di espressione vitali, tenendosi in una posizione di distacco da queste espressioni, semplicemente garantendone attraverso contributi non soltanto economici ma di vario tipo, garantendone lo sviluppo all'interno dei contesti tradizionali. Chiaramente in questa sede non è possibile, ho fatto soltanto una carrellata di tutte le possibili soluzioni, non è possibile affrontare la questione in maniera piena. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sarò lieto di rispondervi anche dopo la conferenza. Grazie. Grazie Andrea. Fiedo un argomento difficile di affrontare brevemente di Aici, però ci tengo a precisare che non c'è nessuno su Sardegna tra i giuristas che si occupi di questo argomento che è estremamente importante. Dunque, mi invito Sergio Lecis. Sergio Lecis dessa associazione Sonus de Ganna. Impari a Tonino Leoni e iniziamo questa ricerca poi ta leva puscruvetto esistenza di Adamo Billai che anda pubblico e tanti iscritto in su sito e isso entra intervistato a Giovanni Giovannicco su villo di Adamo. Sergio, questione di questa ricerca e del rapporto se vorrei attenne Adamo con sul mondo della UNEDAS. Allora, devo appunto connotto a su Giovannicco Billai su 1981, anno in cui Diego Carpitella de Piegirai un film Bossarrai e poi infatti Dante Girai questo film Missonus, e si adammo da Pumvitao a Beni a Badai a Samazzai in su 1981, poi vai questo ballo, questo attobio con Badai tutto su un pari, e Samazzese diventa non tanti, sì, e schibandante ancora, diventa uomini di 70-80 anni, sono fenta gruppi ciocchedos. Però venta badatori si chianta badao con Francesco Dusanna, si inizia su secolo passato, e quindi venta badatori bonus. Ma Giovannicco non fia de manco,
da dimostrare in questo ballo, era veramente ballare con arti, con leggerezza. Ha fatto questa sciampita, se dare di 77 anni, ha fatto questa sciampita come se fosse un giovanetto, era snello, un uomo suveso, non fia mera. Però gli ha fatto questa bellissima esibizione, questo ballo tutto su un pari, ci viene uno dei Bidasorrisi e tanti dei Samazzai. Sì, Giovannico, con isso, poi se sono andato su un pari a Montarcoso, a Vascio di Montarcoso, mi ha fatto avere a un di subarbo, si adammo, andare a segare questa canna, ma contavo infatti che veniva a Cravasa, che su mestieri vi accusate appunto, oltre a fare su suonatori. De vai su gravaggio, de gusto di questo sarimavisi. In a Semini, devo appu scritto due spaginette, se fosse due ligi, ma mi pare che meglio sa a fuori da in sardo, poi addirittura l'appu scritto in italiano, e noi che ci chiede a due tradusi, quando vengono a scuttendi, ma è sto minestro idotto, è meglio se a fuori da in sardo, e si comprendeva probabilmente meglio. Insando si adammo e mi contanta in assemini, ma finza mamma mia e babbo, che a picciocco sono si punti praticamente no con otto, ma si punti per causa, sammavo, saprimotta, poi badai, su ballo sardo, un pazzo a ballo. E si è questionendo degli anni 30, 30 su 33. E quindi ho in Nike si adammo in questo periodo sonara in assemini. A contratto annuale, teniera infatti spicciocco su dessa bidda, si guottanta, vaganta, una parte ognuno, può pagare su suonatori, su contratto a tot'anno. Pare che zia Adamo vivessero in assemini del su 1900 a su 1915, voi, chi voi via Torrava Uda, voi Torrava Semini, non si sciri, devo in vaso. Ecco, chi avesse tornato poi toccherà a Viri in questi 15 anni, so, voi tavari, è nato anche un villo, ne nasce 4 in assemini, in su 1902 è nato Felicino, in su 1904 è nato Giovanni, zio Giovannico, questo che mi ha fatto avere il logo a un di andare a segare questa canna, zia Adamo, e in su 1905 è nato Giuseppe, e su 1915 è nascia sempre in assemini Agnese, che voi in lavori si mantinauca, è morta a sedare di 10 anni, su voi è su Scipio, che sa data di nascita su 1915, è morta su 1925, quindi forse non si è fatto ancora 10 anni, ma si usa in Gunesi. In assemini Adamo Billai, non scelte di babbo e mamma, cosa mia, ma di me era altra gente, appuntendo questionare in un modo, non scelte del rispetto, ma di gratitudine, Nareuso. Potete dire, un uomini che appunto all'irgara sul logo, qui sono, specialmente me su domingo e poi sfesta no dias. Zio Giulio, che ho visto a Picciocchetto, era tenuto 15 anni, su una fotografia che è via Pava di zia Adamo, che via Sonendo, questa vesta di Santa Lucia, zio Giulio ha fatto 100 anni su pari anni fa, e non c'è pruso, sa gatta Samulleri, zia Annetta, che mi contava appunto di questa vicinanza, gusto di con zia Adamo, poi andare a Domossoro, quando si pianta organizzare appunto festa, so. Questo documentato di questa fotografia, ma altra persona, una signorina Ermelinda, che ho di 94 anni, insomma, contavo che uno dei figli su di zia Adamo andava ogni anno a Domossoro a spottare un gravitto. Isso veramente mannau un angioni. Quando appuntendo poi questo conto che ho via passare a Bravesi, e la sendi scrava, senza me venire su due, una mano, non essere veramente un angione, vuoi te anche un modo da punare, devo uscire che venire a Cravas. E comunque questo va grossi dati di aici. Ah, quindi che tu spottessi di San Gioni, poi si festano via, sanare. E questo appunto mi contara signorina Ermelinda, che il savuro
ovviamente a Zia Damo si dà ragora appunto con pregio. Questa è questa cosa più bella, forse sì. Poi all'irgai sul logo ne tenevo sempre a bisogno. Non tutto su sei capace. Eh beh, c'è denaro questo pure. Sono adori, si offenta tanti si mei vidas. Quando doni via uno viaggiai un pregio umano. Certo, non è come a Ussana che in su 700, su 518 suonatori professionisti, appunto i rari rari, cosa che probabilmente in cui dove era cultura, dove era un suonatore in mano che veniva dai tre secoli su de storia, che era su mitico Giuseppe Figos, che poi all'assau, sa scolla, sereditari, a Babbe e Fillo, Peppi Zanna e Francesca Dusanna, de Samazzai, e poi a Dionigi Burranca che è su maestro mio. Grazie, ho messo ascoltato, altra volta. Grazie a Samera, Sergio, su contributo di questa parte di Assemi, Ciuliada, considerando sul rapporto di Adamo con Assemi. E noi iniziamo questa sessione musicale, dopo partire il Deo.
chi sei?